Coraggio, determinazione e capacità di attenzione. Queste sono le tre qualità che dobbiamo assolutamente sviluppare se vogliamo davvero, se sentitamente vogliamo, percorrere un cammino di risveglio, ossia uscire dalla meccanicità che ci governa ogni giorno e che governa ogni aspetto della nostra vita. Gurdjieff diceva che l'uomo moderno è nato nel sonno, vive nel sonno e morirà nel sonno, a meno che decida volontariamente di intraprendere un cammino di risveglio. Se questo è il nostro desiderio più profondo, dobbiamo sviluppare il coraggio. Coraggio perché la via non è scritta, non è uguale per tutti, non è tracciata, quindi dobbiamo avere il coraggio di incamminarci per una via non conosciuta, non tracciata, quindi su un percorso di cui non abbiamo la mappa, non abbiamo la cartina e soprattutto un percorso che sicuramente comporterà il superamento di alcune prove molto dure, quindi dobbiamo essere pronti, avere un grande coraggio perché ci saranno delle prove molto dure da affrontare e non abbiamo la garanzia del successo. Soprattutto non sappiamo se e quando vedremo dei risultati. Quindi ci vuole molto coraggio per questo motivo. Ci vuole anche molto coraggio perché riceveremo sicuramente critiche e giudizi, magari anche da persone a noi vicine, da parenti o amici. Quindi ci vuole un grande coraggio per poter fregarcene nel modo più assoluto del giudizio altrui. Per questo motivo anche serve una grande determinazione, quindi la seconda qualità di cui vi parlavo. Una grande determinazione che appunto ci farà, ci renderà proprio totalmente immuni alle critiche altrui e una grande determinazione proprio perché i risultati magari tarderanno ad arrivare o ci sembrerà che tardino ad arrivare. Dovremo avere la determinazione per superare le difficoltà e appunto per essere costanti e sapere che ne vale la pena anche se non vediamo dei risultati subito, anche se sarà un percorso molto duro. Quindi una determinazione incrollabile è necessaria, altrimenti getteremo la spugna in poco tempo e questo ve lo garantisco, perché all'inizio è facile davvero aver voglia di gettare la spugna, avere diciamo delle indecisioni che ci inducono a gettare la spugna, a dire no, ma io non sto ottenendo nulla, non vedo risultati e quindi getto la spugna. Per cui coraggio, determinazione. La terza cosa è la capacità di attenzione. La vera capacità di attenzione è la capacità di vedere e cogliere le sfumature delle cose per ciò che sono realmente. Quindi, come ve la posso spiegare? Perché si tratta di una modalità, diciamo, di un sentire. È una qualità che non si può spiegare con la logica, con la razionalità e non si può afferrare a livello concettuale, a livello mentale. Anzi, la capacità di attenzione in noi è proprio scarsa perché noi siamo continuamente proiettati verso qualcosa di esterno e la nostra mente è sempre in un continuo lavorio, in un continuo rimuginare dovuto al fatto che noi poniamo l'attenzione in cose esterne a noi. Noi abbiamo
soprattutto noi occidentali, la giornata piena di cose da fare, quindi è un continuo rispondere a stimoli esterni. Quindi andiamo a lavorare, portiamo i figli a scuola, andiamo a fare sport, andiamo a fare la spesa, dobbiamo fare questo, quell'altro. È un continuo rispondere a stimoli esterni. Siamo abituati a pensare anche che i nostri problemi derivino dall'esterno, quando invece è dal nostro interno che derivano. E quindi la nostra mente è continuamente portata a pensare, a rimuginare e inibisce, diciamo, invece lo sviluppo di una capacità di attenzione che è, diciamo, una facoltà dell'anima, è un sentire che non ha nulla a che fare col mentale. Quindi solo quando la mente si placa un po', noi riusciamo a iniziare a percepire e a vedere le cose. Vi faccio un esempio banale. Quando la nostra mente è proiettata nei soliti pensieri che riguardano l'esterno, può essere un problema al lavoro, può essere mi ha lasciato il moroso, può essere oggi ho 100.000 cose da fare e sto pensando a tutte le cose che devo fare. Io non mi accorgo neanche che magari ho questo muscolo qua contratto. È un muscolo del mio corpo, non è là fuori. E io non me ne sto nemmeno accorgendo. Io non mi accorgo neanche di una banalità del genere. Magari sono fuori mentre sto pensando ai miei problemi, che ne so, in famiglia. Non mi accorgo che sto camminando una bella giornata di sole, c'è una leggera brezza e sta cantando un uccellino. Io queste cose non le vedo. È un esempio banalissimo per dire che non ci accorgiamo neanche di cose così banali, che poi banali non sono, perché io potrei godere di essere passata per quella via, di aver sentito l'uccellino cinguettare, di avere quel raggio di sole e di sentire quell'aria fresca, quella brezza sul mio viso. No, non me ne accorgo neanche perché la mia mente è proiettata, al di fuori di me, è proiettata sui miei problemi, i miei pensieri che però riguardano sempre qualcosa di esterno. Quindi quella facoltà di attenzione che può cogliere le sfumature nostre interne ed anche poi di conseguenza può cogliere le sfumature della realtà esterna, ecco, è quella la capacità di attenzione che intendo io, che è una facoltà, come dicevo, del sentire e non è una facoltà mentale. Dobbiamo imparare in qualche modo a non prestare più così attenzione al lavorio della nostra mente per fare in modo che questa capacità di attenzione naturalmente si sviluppi e ci faccia percepire ciò che è. E soprattutto iniziamo ad essere capaci di percepire aspetti di noi che normalmente non riusciamo a percepire, di cui non siamo consapevoli. Quindi iniziamo a diventare più consapevoli di noi stessi, di avere maggiore capacità di attenzione, di vedere in noi stessi, perché noi dentro di noi non guardiamo mai. Abbiamo un grandissimo tesoro dentro di noi e non lo sappiamo neanche, pensiamo sempre che la vera felicità arrivi da un qualcosa di esterno e ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Se sviluppiamo invece la vera capacità di attenzione, riusciamo ad essere talmente consapevoli di noi che si sciolgono anche i dubbi su tantissimi aspetti. Inizieremo a sapere noi cos'è meglio per noi davvero, a sapere cosa fare, perché lo sentiremo. È un tipo di facoltà, come dicevo, non mentale, è una specie di sesto senso che ci fa da guida, ci fa da faro.
ma noi non lo attiviamo mai perché noi mettiamo la nostra mente su un piedistallo, tutto il pensiero, il rimuginio, pensiamo che sia tutto lì, noi ci identifichiamo con i nostri pensieri, c'è ben altro rispetto ai nostri pensieri, c'è ben altro che ci può dare una chiarezza, una visione talmente chiara di quello che deve essere fatto e avremo anche una visione molto più chiara degli altri. Vi faccio un esempio, se io incontro una persona ed ho sviluppato una buona capacità di attenzione, saprò fin da subito se quella persona è degna di entrare nella mia vita o no. Io avrò una capacità di sapere già, diciamo, non dico di sapere il futuro, ma di prevenire già eventuali sviluppi. Cioè io inizio a sentire le cose, non c'è bisogno di aspettare, chiedere consigli, non ci sono più le indecisioni. Questa diventa una facoltà che veramente ci fa da guida nella vita, che è una facoltà che ci permette di non perdere tempo con persone sbagliate, di non perdere tempo in azioni per noi sbagliate e ci fa veramente avvicinare a ciò per cui siamo qua, a quello che veramente la nostra anima vuole e deve fare. Ma questa capacità di attenzione, se noi continuiamo a prestare invece attenzione al mondo esterno, non riusciremo mai a svilupparla. Non è detto che dobbiamo per forza chiuderci un'ora in casa a meditare, ognuno può trovare il suo sistema, però questa facoltà emerge quando abbassiamo un pochino il mentale, quando diventiamo più distaccati dal mentale. Va bene, la mente sarà lì che lavora, ma lasciala lì, lasciala un attimo da parte e noi svilupperemo questa capacità di vedere che, ripeto, a livello logico, a livello verbale, è impossibile trasmettervi, è impossibile descrivervi. Per questo video è tutto. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanella così riceverete sempre le notifiche dei nuovi video. Ciao a tutti!